I Perticana tornava secchi dopo aver ottenuto 3 punti in casa del Sala, che rilanciano speranza e salvezza. Padroni di casa che manifestano il proprio no alla guerra con il simbolo della bandiera giallo-blu dell'Ucraina dipinto sul proprio volto. I Perticana ricordano in un'occasione i 90 anni della propria storia, indossando una maglia celebrativa. Arbitra la gara Enrico Donati della sezione di Rimini. All'andata il match terminò sul risultato di parità, 1-1 il finale. I Morciano al 7° posto della graduatoria, forte dei suoi 23 punti, alza da subito la voce. Al 2° Longoni da punizione in esca della Marchina, che di testa impatta perfettamente trovando Balducci bravissimo nella respinta. Passano 3 giri lancette ed è Scognamiglio a chiamare nuovamente in causa l'attento Balducci. Da calcio d'angolo Feje, migliore in campo dei suoi a nostro giudizio, in mezza rovesciata manda a lato. Ci prova anche Di Filippo dentro l'area di rigore attorno alla mezz'ora, comoda presa in questo caso per Di Renzo. Longoni invece dall'altra parte prova a impensierire Balducci dalla distanza, che risponde presente. L'azione prosegue con i palloni in possesso della formazione guidata da Rubino, ma il tiro di Tonelli non reca patemi. In chiusura di tempo vi mostriamo l'intervento perfetto e tempestivo di Feje su Tonelli, che vale quanto un gol. Al 45esimo l'azione insistita del Perticara porta a questo tiro cross a cura di Santucci, che non trova deviazioni vincenti. Squadra a riposo sullo 0-0 sotto gli occhi del direttore di gara Enrico Donati della sezione di Rimini. Nella ripresa la partita si mostra più vivace. Al 5° il Perticara recrimina per un tocco di mano in aria non sanzionato dallo stesso Donati. L'azione prosegue con il tiro di Asfari, che si spegne al lato. Questione di minuti, all'11esimo il Perticara passa da punizione di Filippo, indovina l'angolo vincente. Di Renzo scivola nel tentativo di recuperare la posizione con il pallone che si sacca alla propria destra. L'1-0 fa felice i padroni di casa, che tornano al gol tra le mura amiche, festeggiato con la propria tifoseria. Intanto a Valsecchi cadono i primi fiocchi di neve, il Morciano non si scompone, da calcio piazzato Grimaldi alza di pochissimo la mira. Da punizione battuta questa volta sul versante opposto, Longoni mette al centro e per poco inganna Balducci, costretto a metterci il guantone. Il Perticara prova a venire fuori con il tiro di Guerrini fuori misura. Alta conclusione che perviene direttamente in bocca a Di Renzo, quella di Brighi dalla distanza. Da un'altra punizione il Morciano sfiora il pareggio, qui alla battuta va Grimaldi con Scognamiglio, Longoni e Albertini che si disturbano senza trovare fortuna. Gli ospiti non mollano e pervengono al tiro con Lazzari bloccato da Balducci, ma in pieno recupero a 30 secondi dal fischio finale Longoni parte in posizione di offside su questo lancio lungo. Balducci lo stoppa al limite dell'area di rigore, Cenci segue l'azione, una volta defilatosi in area avversaria trova il gol del pareggio. 1-1 con tante recrimini per il Perticara, che ha giocato una grande gara, squadra completamente cambiata rispetto al girone d'andata, non negli uomini ma nella mentalità. Che si è vista portare via altri 2 punti che avrebbero permesso di salire a quota 12 punti gli uomini di Comandini. Per il Morciano apprezzabile alcune individualità, una squadra che a nostro giudizio gioca meglio a domicilio che in esterna, dove spesso sembrerebbe avere la sindrome del dottor Jekyll e Mr. Hyde.